Salve a tutti e benvenuti in questo primo episodio dei Condotti EPS per quanto riguarda la rubrica delle classifiche. Devo ammettere che ho preso ispirazione per questa nuova rubrica guardando WatchMojo. Ho pensato, perché non fare delle classifiche su Star Trek? Allora, prima di cominciare, vi ricordo sempre di iscrivervi al canale e di visitare il sito internet del canale www.borderlineitalia.com. Molto bene, la prima classifica di oggi riguarda le 5 volte in cui Harry Kim perde una ragazza. Allora, al quinto posto abbiamo Libby. Libby è la ragazza di Harry Kim, che aveva quando ancora si trovava nel quadrante Alpha. Noi tutti sappiamo che l'equipaggio della Voyager si ritrovò bloccato nel quadrante Delta e tutti i membri dell'equipaggio, sia della flotta stellare che dei Maquis, hanno dovuto abbandonare tutti i loro cari che erano rimasti a casa, tra cui c'è Harry Kim, che ha dovuto lasciare la sua ragazza Libby. Tuttavia, Harry Kim, mentre si trovava a girovagare nel quadrante Delta tra i Kazon e altre razze molto arrabbiate, ha avuto l'occasione di riabbracciarla nell'episodio 5 della seconda stagione di Voyager, non sequitur. In questo episodio, la meta di Harry Kim aveva attraversato un flusso temporale di qualche tipo e si era ritrovato in una realtà alternativa, realtà in cui Harry Kim non era stato assegnato alla Voyager ed era quindi nella Terra con la sua amata Libby. Tuttavia, ha combinato una marea di macelli assieme a Tom Paris, che in quella realtà era solamente un fallito alcolista. Quindi cosa ha fatto Harry Kim? Ha ricreato l'incidente che l'aveva portato in quella realtà per tornare alla sua e quindi nel quadrante Delta, rubando una navetta alla flotta stellare. Però alla fine lui è riuscito a tornare alla sua realtà e quindi ha riperso Libby per la seconda volta. Al quarto posto abbiamo la gemella sbagliata. A un certo punto, Harry Kim si invaghisce di una delle due gemelle Delany, la fattispecie nell'episodio della quinta stagione, 30 giorni, episodio in cui si vede Tom Paris degradato e arrestato, di cui parleremo un'altra volta. Harry Kim vorrebbe trascorrere del tempo con Megan, ma lei purtroppo non se lo fila. Tom gli confida che invece l'altra gemella, Jenny, è attratta da lui e infatti Tom lo incita a provarci. Tanto sono gemelle, non cambia nulla. Ma invece no, Harry Kim sostiene che in realtà anche se sono gemelle sono persone diverse e quindi lui vuole stare con Megan. Harry, maledizione. Cioè Jenny, a cui piacevi, te l'avrebbe servita in un piatto d'argento e tu no, ti sei fissata con sua sorella gemella. Peccato Harry, c'aveva un'opportunità che hai sprecato. Anche questa volta. E adesso la gemella sbagliata. E al terzo posto abbiamo l'ologramma. Dopo quasi 3 anni del quadrante Delta, nell'episodio 14 della terza stagione, in inglese si chiama questo episodio Alter Ego, Harry Kim si invaghisce di Marina, una bella tipa hawaiana. Non ci sarebbe nulla di strano, se non fosse che, di fatto, Marina si tratta di un ologramma. Lo so che state pensando che non è la prima volta che qualcuno dei nostri eroi cerca di cuccare con un ologramma. Tuttavia, le cose infatti peggiorano quando Harry si convince che il nostro gelido Tuvok ci stia provando con Marina. Lui li ha scoperti a parlare e a giocare a Caltò. Povero Harry, anche questa volta ci è andata male, non solo, è stato sorpassato anche da una persona che prova i piaceri della vita solamente una volta ogni 7 anni. E adesso entriamo nella zona calda. Al secondo posto abbiamo una Borg. Da quando 7 di 9 si è aggiunta all'equipaggio della Voyager dalla quarta stagione in poi, tutti avrebbero voluto entrare nelle grazie di 7 di 9, ovviamente interpretata da una bellissima Jeri Ryan. E infatti, tra i tanti pretendenti, c'è il nostro romanticone Harry Kim. Are you in love with me, Ensign? Well, ma la loro relazione, se così possiamo parlare, neanche decolla. L'amore tra di loro non sboccia mai, ma solamente nei sogni più reconditi di Harry Kim può succedere una cosa del genere. Resistance is futile. Comunque Harry Kim inizia a sviluppare dei sentimenti con 7 di 9 da quando loro due sono stati assegnati alla progettazione e costruzione del laboratorio astrometrico. E quando Harry Kim trascorre più tempo con lei, 7 di 9 se ne accorge. Ma poiché le capacità relazionali di 7 di 9 sono paragonabili a quelle di una ameba tarcaliano, 7 di 9 gli dice semplicemente: Nevertheless, I am willing to explore my humanity. Take off your clothes. E questo atteggiamento
è troppo veloce per Eric Kim, che comunque, ricordiamoci che è un ufficiale della flotta stellare abituato ad andare a velocità curvatura, ma lui non vuole far ciò e alla fine si tira indietro. Anche perché per 7-9 non c'era un sentimento, c'era solamente della curiosità nel provare questo genere di cose, ma comunque la cosa più importante è che 7-9 alla fine era il frutto proibito di tutto l'equipaggio maschile. Perché proibito? Perché era il frutto destinato al primo ufficiale Chakotay. Bravo Chakotay, almeno tu cucchi. E al primo posto andiamo con Tal. Perché al primo posto? Perché Tal è la prima ragazza, dopo che Eric Kim era stato catapultato nel quadrante Delta, che noi abbiamo conoscenza del fatto che loro due abbiano ficcato. E infatti nell'episodio 17 della quinta stagione, La malattia, Harry si trova a fare delle belle cose con Tal. Sì, sì, proprio quelle cose. Fin qua non ci sarebbe nulla di strano. Tuttavia, Tal fa parte dell'equipaggio di una nave generazionale della razza dei Varo, una specie molto xenofoba che vogliono evitare il più possibile contatti con l'esterno. La Voyager si offre nel riparare il loro motore di curvatura. Poiché loro sono xenofobi, c'erano delle regole severe, ma molto semplici. Nessun contatto con i membri dell'equipaggio Varo al di fuori delle questioni lavorative. Eric Kim ovviamente viola questo ordine del capitano. Ovviamente tutti noi abbiamo pensato, ma che sarà mai per una trombatina? E il problema è che i Varo creano dei legami molto stretti con coloro che hanno una relazione intima. Infatti, per via di questo legame, la pelle di Eric Kim inizia a brillare come una quasar. Ovviamente di questo fenomeno di illuminescenza di pelle se ne accorge 7-9, che convince Eric Kim a recarsi in infermeria e quindi deve buttare il sacco al dottore, e il nostro medico olografico di emergenza si arrabbia col nostro guardia marina per aver intrattenuto una relazione sessuale con una specie aliena senza autorizzazione medica. Infatti l'MOE deve fare rapporto al capitano. Guardate la faccia di Janeway, che mostra tutto il suo disappunto nell'aver scoperto che il suo pupillo ha violato una qualche decina di protocolli della flotta stellare. Ma lui si ribella perché è innamorato. In realtà il suo forte sentimento per la bellissima Tal, che tra l'altro sì, è bellissima, è dovuto a questa unione che i Varo sviluppano con le persone con cui hanno una relazione. Viene puntata quando la Voyager riprende il suo viaggio interminabile verso il quadrante Alfa, Harry si vede affranto. Il dottore vuole proporre una cura per far sì che questi sentimenti per Tal svaniscono con un qualche tipo di iniezione, ma no! Lui si rifiuta e preferisce soffrire come un cane, restando sveglio tra un servizio e l'altro. Povero Harry, anche questa volta perde la ragazza. Se vi è piaciuto questo video, vi ricordo sempre di iscrivervi al canale, commentate, mettete un like e di visitare anche il sito internet www.borderlineitalia.com. E ci vediamo con la prossima classifica. Ne ho tante messe da parte e quindi alla prossima, ciao!